Allora, parliamo di riconquistare una ex. Non è qualcosa che accade sempre. Io dico che è una situazione abbastanza difficile. E a te è mai successo di tornare indietro dal tuo ex fidanzato? E come mai? Cioè, cosa ha fatto scattare dentro di te l'idea di tornare indietro? L'amore, perché lo amavo e pensavo che era una persona che valeva tornarci indietro. E E questo è il motivo della separazione iniziale? la gelosia, sempre Sua? sua. Ah. Cioè, se sei innamorata, vedi soltanto quella persona, c'è solo quella persona per te, quindi non trovando un altro ragazzo, un altro interesse verso altri ragazzi, e ho sempre voluto riprovarci. Ma non pensi che questo sia anche dovuto al fatto che comunque, vabbè, sei stata fidanzata, non so, 1 anno, 2 anni, 3 anni, il periodo non lo so, perché siamo conosciuti 40 secondi fa, e quindi, cioè, avevi quella persona perché eri da tanto tempo con quella persona, no? E non credi che questo, come dire, metta in luce solo lui? Sì, perché abitudine. E sì, è vero, però cioè, quello che mi piace di quella persona, ad esempio, che sto pensando, è che boh, mi piace il suo modo di ragionare e altri ragazzi magari non trovavo quel qualcosa che mi serviva per starci insieme. E la sintonia, diciamo, sessuale incide anch'essa tanto. Sì. E abbastanza, sì. Quindi sostanzialmente diciamo che anche il feeling nell'intimità non è che si trova proprio dietro l'angolo. Sì. Poi se ci stai insieme da tanto tempo, comunque Ma sai già cosa piace a uno, cosa piace all'altro. hai convissuto con questa persona o no? Non ho capito. Non, cioè, non conviviamo, però la maggior parte del tempo ci So stavo con lui. ah. Beh, scusa, quanti anni hai perché non lo so. 18. Ah, Appena ok. compiuti a novembre. Ok, proprio fresca fresca, pensa che non lo sapevamo neanche. E da quanto tempo sei fidanzata? Con questa persona qua che faccio tira e molla così, tra poco 3 anni. Ah, tira e molla ragazzi, Tira e molla, sì. quindi è qualcosa che va e che viene. E ci sono, diciamo, dei punti che ti farebbero sbroccare in maniera definitiva? Farmi allontanare da lui. Cioè, quali sono secondo te gli elementi per te che se vengono meno in un rapporto di natura sentimentale, fidanzamento, allora è finita per sempre? So, tradimento piuttosto che si scrive con un'altra, non lo so, dimmi tu, dimmi tu. Il tradimento, la fiducia, il non fidarsi più dell'altra persona, essere oppressivi, sempre Troppo geloso? sì, molto, troppo. E come mai è così geloso? Cioè, hai uomini che ti circondano di attenzioni da mattina alla sera? No, però lui è molto geloso di me, sì. L'ultima volta mi ha detto io sono gelosa di te per qualsiasi minima cosa. Vabbè, ci tiene a te, no? E lui cosa ha fatto per riconquistarti? O comunque cosa fa per riavvicinarsi a te in questa situazione qua, in questa circostanza? E non è che fa qualcosa di particolare, alla fine cioè torniamo un po' io, un po' lui, se non torna uno torna l'altro, ma sinceramente cioè, per ritornare con me mi fa, boh, parliamo, mi dice quello che pensa, mi dice i suoi errori, cosa ha sbagliato. Non ha mai fatto le lacrimucce? A volte. Funzionano con te. Dipende dal contesto. Se sono sincere, che vedi che ci tiene veramente, sì. Cosa invece secondo te non dovrebbe mai fare un uomo nel tentativo di riconquistare un ex? Continuare a
scriverli e a dirgli di ritornare indietro. A scriverle continuamente a tartassare di Sì, messaggi. o a continuarla a cercare così. Se un uomo capisce che dall'altra parte non c'è più interesse, basta. E come vive la donna la fine di una relazione? Male, molto male. Noi donne siamo molto più sensibili degli uomini. All'inizio, però, sai, vedo sempre questa differenza qua, uomo-donna. Cioè, le donne dopo 3 mesi, minchia, sono Basta, già sì, in pista. è vero, è vero. Mentre Noi, l'uomo fa molta fatica. esatto, l'uomo è un po' all'incontrario, dopo capisce cosa ha sbagliato, cosa ha perso magari, e dopo se ne pente, invece noi donne sentiamo subito tutto al momento. Sentite molto questo dolore, questa Sì, mancanza, questo vuoto? sì. Dipende Quanto dura? da quanto è innamorata la donna. E secondo te cosa non dovrebbe mai mancare all'interno di una relazione? Mi sembra di aver capito la fiducia. Poi? Sì. Attenzioni da parte dell'uomo, farla sentire importante, passare del tempo con lei, C'è così. qualcosa che apprezzi particolarmente di questa tua relazione, di questo tuo fidanzato, per quanto concerne le attenzioni, ad esempio? Cosa fa per farti sentire felice e pagata? E quando stiamo insieme. Cioè, si vede che andiamo d'accordo, che c'è qualcosa, Che c'è chimica? sì, che c'è chimica e ridiamo un sacco, cioè, andiamo d'accordo. Cioè, non è la stessa cosa di stare con un altro ragazzo, magari. Cioè, c'è qualcosa che comunque lo Che vi senti, lega. sì. Ma com'è nata questa storia? Cioè, dove vi siete conosciuti? Lui mi aveva scritto, mi cercava Su e. Facebook, Instagram, Su cosa? Facebook, ma io l'avevo già visto qualche volta in giro così, ma non sapevo chi era. Poi lui mi chiedeva di uscire, io sì, usciremo, usciremo. No, no, non me la tiravo, però non mi interessava, cioè non lo conoscevo, quindi non sapevo ancora chi era. Poi un giorno ho detto dai, vabbè, usciamo. E siamo usciti, è andata tutto bene, siamo andati a fare aperitivo. E dopo dalla prima uscita così, cioè, mi sono trovata subito bene, dopo gli ho riscritto io subito il giorno dopo. Addirittura. E Sì. siete fidanzati dopo quanto? Subito. Sì, non me l'ha neanche chiesto. Un giorno mi fa, noi siamo fidanzati così, sì. Perfetto, dai, qui da lì è Christian, per ora è tutto, grazie.